Pietro Poletto, responsabile dei mercati obbligazionari Borsa Italiana. Grazie per essere qui con noi. Buongiorno Pietro. Buongiorno a voi, grazie. Senta, io comincerei la nostra chiacchierata proprio dal titolo che abbiamo messo qui sotto. BTP Futura 2033. Perché scommettere sul nostro futuro? Ma intanto perché evidentemente abbiamo necessità anche di trovare delle alternative di investimento dove investire i nostri soldi, no? Come sapete, negli ultimi mesi, evidentemente durante i mesi del lockdown, della crisi pandemica, c'è stato un parcheggio di tanta liquidità da parte dell'investitore sui conti correnti, no? È ovvio che adesso la situazione è chiaramente migliorata dal punto di vista economico, si sta lentamente uscendo dalla fase emergenziale ed evidentemente questo è un prodotto che è stato creato appositamente dal Ministero del Tesoro per le caratteristiche dell'investitore retail, privato. Come giustamente diceva, questa è la quarta edizione. Ovviamente, cosa possiamo dire? La volontà di partecipare a una ripresa economica del paese, perché i proventi saranno totalmente finalizzati a questo scopo, e in più avere una struttura che nel corso del tempo, con la tipica caratteristica step up delle cedole fisse crescenti, evidentemente è una struttura, un titolo che secondo noi si taglia bene alle caratteristiche di un investitore e dà il meglio di sé proprio mantenendo il titolo fino a scadenza del proprio portafoglio. In parte ha già risposto Pietro alla domanda che volevo farle, gliela faccio lo stesso così insomma andiamo ancora di più in profondità. È un momento particolare quello che stiamo vivendo adesso per investire proprio sulle obbligazioni, perché se è vero che da una parte, come diceva lei, di una buona liquidità è stata parcheggiata, quasi lasciata a muffire insomma sui conti correnti, d'altra parte questa forte liquidità di chi investe e magari anche i piccoli risparmiatori lo vediamo proprio dai mercati, stanno puntando molto sull'azionario, insomma sul rischio, tant'è che vediamo massimi storici, massimi assoluti un po' ovunque, a Wall Street, su DAX, Milano non era mai stata così vivace da 13 anni, da settembre 2008, e quindi insomma è particolare appunto questo momento per decidere di investire sui titoli di Stato, sulle obbligazioni, in questo caso il BTP Futura 2033. Pietro? Ma allora, intanto diciamo che un investimento non esclude l'altro. Perfetto. Una cosa che io normalmente dico sempre, specialmente quando parlo di investitori privati, è fondamentale farsi proprio asset allocation, capire qual è il proprio profilo di rischio, e la diversificazione è fondamentale come linea guida per gestire al meglio i propri investimenti, per cui credo che come ci possa essere una percentuale di equity, di azionario all'interno del proprio portafoglio, ovviamente che deve essere commisurata la propria propensione di rischio, una quota parte di investimento in titoli di Stato con una struttura protettiva come può essere BTP Futura, con l'incentivazione del premio fedeltà, può tranquillamente essere una quota parte allocata. Poi ognuno deve fare questo esercizio, che è un esercizio personale, perché ogni propensione a rischio è quella che ognuno ha, le proprie esigenze di spesa, di investimento sono uniche, e uno deve fare questo tipo di analisi ex ante. Se non è in grado di farlo, deve farsi aiutare dai consulenti che possono suggerirgli come meglio allocare i propri investimenti. Tornando un po', tanto ovviamente la risposta è stata molto, molto chiara, tornando ai dati insomma, che riguardano il pronti via che è stato ieri insomma, per il collocamento dei BTP Futura, abbiamo detto insomma ieri, prima giornata, una domanda di 957 milioni, poco più di 950 milioni, il primo giorno leggermente inferiore rispetto ad aprile, quando la richiesta era stata di quasi 2,3 miliardi, si è data una spiegazione, può esserci una spiegazione di questa differenza insomma rispetto ad aprile, secondo lei? Ma allora, intanto quando ricordiamo che questo è un prodotto esclusivamente per l'investitore retail,
così detto, sì. No? Per cui è veramente difficile poter a priori fare delle previsioni su come reagirà l'investitore retail per le molteplici variabili che ci possono essere. No? Certo. Molto più prevedibile l'aspettativa sull'investitore istituzionale con dei parametri che sono magari meno emotivi. Detto ciò, possiamo dire che la prima giornata ha comunque evidenziato la partecipazione importante dell'investitore retail stretto dito, possiamo dire, no? Perché la size media del contratto è stata molto, molto bassa. Possiamo dire invece che magari sono mancati i cosiddetti investitori affluent che normalmente veicolano gli ordini tramite il private banking o le gestioni patrimoniali, che probabilmente hanno avuto un approccio più prudente in questa fase, tenendo conto comunque che il collocamento durerà fino a venerdì, per cui saranno chiusure anticipate, però teniamo anche conto che nell'ultimo periodo di mercato c'è stata anche una certa volatilità tra fine ottobre e inizio di novembre, evidentemente magari alcuni investitori un pochino più professionali stanno valutando le condizioni del mercato in questi giorni prima di decidere la partecipazione a questo collocamento. La sensazione, infatti, insomma, volevo arrivare anche qui, lei lo ha anticipato in qualche modo, insomma, abbiamo detto che la fine di questa operazione è prevista per venerdì, salvo insomma sorprese e completamento del collocamento appunto dei BTP Futura. Ricordiamo anche che c'è il premio, no, che viene premiato anche il PIL, il nostro PIL, e già si parla, i dati dovrebbero arrivare ufficiali nella giornata di giovedì attraverso la Commissione dell'Unione Europea, che lo stesso PIL del nostro paese, al momento attorno al 5% stimato da Bruxelles, potrebbe già salire del 6, che poi più o meno era l'indicazione che ci aveva dato Mario Draghi, che aveva annunciato Mario Draghi in una sua uscita di qualche giorno fa. Questo secondo lei potrebbe essere in qualche modo un incentivo, insomma, nei confronti di chi segue, di chi è interessato e che insomma sta magari valutando l'acquisto dei BTP Futura? Sicuramente un segnale positivo, perché questo evidenzia che c'è una ripresa, la volontà di ripartire dopo i mesi della crisi pandemica. È ovvio che l'altra variabile che secondo me è importante considerare è che per l'investitore, come vi dicevo, il beneficio di questo prodotto, di questa struttura, si estrinseca nel mantenimento fino a una scadenza, con la possibilità di beneficiare del premio fedeltà diviso in due tranche, che consente di arricchire ulteriormente la performance di questo strumento, che ritengo sia, come dire, calato all'interno di un asset allocation equilibrato, un prodotto che possa tranquillamente trovare spazio. Lei quindi, per chiudere, insomma, provando a fare una previsione, potrebbe anche essere che insomma la collocazione possa concludersi già giovedì. Ricordiamo che ad aprile si era concluso con una raccolta di oltre 5 miliardi, mi corregga se sbaglio. No, ma la size era quella. Teniamo conto che ovviamente ogni collocamento fa un po' storia a sé, evidentemente, certo. I precedenti. Ieri siamo partiti abbastanza così leggermente sotto alcune aspettative, però se andiamo a fare un'analisi un po' più di dettaglio, come le dicevo, si è abbassata la size media del contratto, per cui possiamo dire che c'è comunque interesse da parte dell'investitore retail cosiddetto della strada. Sì. Per adesso non si è ancora visto quello un pochino più sofisticato, che probabilmente arriverà nelle prossime giornate, tenendo conto che il Tesoro ha la possibilità anche di riservarsi di rivedere al rialzo le cedole minime a partire dalla seconda. Per cui questo è un ulteriore possibile appeal che il prodotto può avere, per cui magari chi ha un approccio un pochino più speculativo può vedere come sta andando in questi giorni la situazione di mercato in base ai tassi di interesse.
Giustamente ha ricordato, insomma, all'inizio della nostra chiacchierata che, insomma, è vero che la liquidità sta andando soprattutto sull'azionario, ma che un investimento non esclude l'altro, e quindi si può anche abbracciare più di una soluzione da questo punto di vista. C'è chi ha scritto anche, insomma, ha ragione, che questo strumento può anche essere utilizzato come, diciamo, strumento difensivo di fronte a un'inflazione che effettivamente sta salendo, quantomeno si sta mantenendo elevata e non dà segnali di cedimento, al contrario di quello che ci viene raccontato dai grandi delle banche centrali, che comunque assicurano si tratta di una fiammata forse più lunga del previsto, ma comunque transitoria. Su questo fronte ricordiamo che, insomma, c'è anche un altro tipo, no, di obbligazione, insomma, di strumento, che sono i certificati di credito del Tesoro, insomma, i CCT, e chi parla, quindi già si parla di una sorta di derby, no, di titoli anti-inflazione. Lei cosa ne pensa? Allora, evidentemente l'investitore deve gestire il proprio portafoglio in maniera attiva, non può pensare di fare le scelte di investimento e poi lasciarle lì parcheggiate senza mai considerarle, no? Per cui questo diventa fondamentale anche il contributo dei consulenti finanziari che possono aiutare l'investitore privato che non ha magari tutte le competenze per poter scegliere l'investimento migliore in determinate condizioni di mercato, ma anche eventualmente di cambiare l'asset allocation qualora le condizioni di mercato dovessero mutare, no? Una cosa che possiamo dire è che abbiamo visto che i tassi di interesse rimangono strutturalmente bassi, Bassi. molto bassi, per cui in altre epoche la liquidità era anche remunerata, per cui poteva essere una parte dell'asset allocation. In questo momento la liquidità non è remunerata, anzi è penalizzata. Abbiamo visto alcune decisioni di alcuni istituti di credito che oltre a una certa cifra vanno a penalizzare chi mantiene la liquidità sul conto. Per cui è ovvio che in questa fase di mercato conviene di più essere investiti. Poi da lì bisogna decidere come investire il portafoglio. Tornando a quello che abbiamo detto prima, l'equilibrio di una giusta tassa allocation, che è funzionale anche al profilo di rischio dell'investitore, si costruisce un portafoglio con una parte di debito, di può essere governativo, di credito, corporate, piuttosto che l'equity, con varie profilazioni, si possono costruire un portafoglio che può essere, come dire, equilibrato e poter meglio reagire agli eventuali mutamenti dello scenario macroeconomico che ci potrà essere nei prossimi anni, perché nessuno ovviamente ha la sfera di cristallo, però si possono fare delle previsioni e anche il portafoglio fatto su decisioni fatte oggi può essere comunque aggiustato nel corso del tempo in maniera di poter beneficiare delle evoluzioni del ciclo macroeconomico. E questo perché ovviamente, insomma, si tratta di una tipologia di investimento che si può, parlo sempre del BTP Futura, mantenere in portafoglio fino alla naturale scadenza, ma come diceva appunto Pietro Poletto, si può anche, nulla vieta di sfruttare a proprio vantaggio eventuali movimenti del mercato, ulteriore rialzo, insomma, del valore del mercato, vendendo il titolo poi, insomma, tramite sistema bancario, insomma, via telematica. È chiaro che, insomma, se si opta per questo strumento si scommette sia sulla ripresa dell'Italia dopo il Covid, e poi anche quelle agevolazioni di cui abbiamo accennato, ad esempio, insomma, la mancanza di commissioni per acquisti, insomma, in questi giorni di collocamento, e c'è anche una tassazione agevolata sul rendimento. Questo non ricordo se è emerso, però, insomma, è bene No, ricordarlo e assolutamente. ribadirlo. Sì, assolutamente. Allora, diciamo due cose. Allora, come tutti gli altri titoli dedicati al retail di questa natura, non ci sono commissioni di collocamento, okay? Per cui compro a 100 per tutto questo periodo di collocamento e ho la possibilità, se lo detengo fino a scadenza, di beneficiare del cosiddetto bonus offerta. La tassazione è quella agevolata di tutti i titoli di Stato al 12,5% e in più i titoli di Stato non vanno, come dire, in successione, no? Per cui non si pagano tasse di successione qualora poi si dovessero trasferire. Questi sono temi, secondo me, importanti da ricordare. L'altro tema importante da ricordare è che comunque il titolo è quotato, è distribuito in esclusiva sul mercato bot di Borsa Italiana, ma da settimana prossima sarà negoziabile in via continuativa con degli operatori specializzati a fare
cosiddetto mercato in acquisto e in vendita, per cui qualora un investitore decidesse in qualsiasi momento della durata del titolo di dover venderlo prima, può trovare un mercato liquido secondario per poter liquidare o addirittura incrementare la quota parte dell'investimento fatto in questa fase. E allora grazie a Pietro Poletto, responsabile dei mercati obbligazionari Borsa Italiana, per questo approfondimento su BTP Futura 2033. Il collocamento andrà avanti, come detto, fino a venerdì. Buon lavoro, grazie ancora e alla prossima. Grazie a voi.